Quindi parliamo di revisioni. Due sono i decreti ministeriali che regolano questa nuova questione di revisione per quanto riguarda i veicoli in generale. Il primo è il decreto ministeriale 214 del 2017, che ha recepito una direttiva della Unione Europea, che è la 2014/45. Il secondo è il decreto 211 del 2018, uscito pochissimi giorni fa, 18 maggio, e che stabilisce alcune cose importantissime, come per esempio il calendario per quello che riguarda i rimorchi O1 e O2. Mentre il decreto ministeriale 2014, come detto, recepisce la normativa europea e stabilisce come vanno fatte le revisioni, predispone una tabella molto precisa per ogni tipo di operazione, introduce anche tre possibilità di mancanza lieve, media e grave. Per cui con la grave sei bocciato, con la lieve e con la media poi e devi rimetterti a posto nel giro di un mese. Precisa anche il calendario generale, e quindi ogni rimorchio seguirà il calendario delle vetture classiche, il che vuol dire prima revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, e successivamente ogni 2 anni, quindi segue lo stesso iter della macchina. Per quanto riguarda il calendario, visto che le revisioni sono ferme praticamente dal 1997, cioè gli ultimi che sono andati a revisione sono quelli del 97, e poi dopo sono stati sospesi definitivamente dal 2006, presso poco, prevede nell'anno in corso rimorchi O1 e O2 immatricolati fino al 31-12 del 2000. Questi sono quelli che devono fare la revisione quest'anno. Poi nel prossimo anno, quindi 2019, sono quelli immatricolati dall'1-1-2001 al 31-12-2006. Nel 2020 quelli immatricolati dall'1-1-2007 in avanti. Dopodiché si entra a regime con i quattro più due. L'unico ente preposto per fare la revisione è la motorizzazione. Quindi qui non c'è, è detto chiaramente, non c'è nessuna scappatoia. Bisogna andare a fare la prenotazione dalla motorizzazione. Il foglietto di prenotazione dà la possibilità di viaggiare senza problemi fino alla data stabilita della revisione. Se si salta quella data, il rimorchio non può più circolare, no? Bisogna rifare tutto l'iter. È prevista però la possibilità di fare la revisione presso una officina o una struttura autorizzata previa prenotazione. Quindi è la grossa officina che prende le prenotazioni di 5, 6, 7, 8, 10 rimorchi, chiama l'ispettore della motorizzazione, l'ispettore della motorizzazione viene in questa struttura autorizzata e fa la revisione. Però è sempre e solo un ispettore della motorizzazione che fa la revisione. Questo ovviamente però può facilitare un pochino tempi e soprattutto tempi, no? Perché ovviamente queste strutture hanno la possibilità poi di avere degli slot un pochino più lunghi, un pochino. La revisione del rimorchio è una revisione assolutamente soggettiva, perché non è possibile fare una revisione basandosi su delle macchine o degli strumenti che rilevino dei dati, ed è per questo che la revisione è in mano solo alla motorizzazione, per garantire un minimo di fra virgolette serietà
alla cosa, no? Cioè, mentre quando fai la revisione della macchina hai un opacimetro, un rilevamento fonetico, eccetera, che ti dà un dato scritto su carta e che è quello, la revisione del rimorchio è visiva. Si fa con la classica cosa lancia e frena, come sempre è stata fatta. Non viene stabilito né la lunghezza del piazzale necessario né la velocità minima necessaria, è tutto sempre, ripeto, soggettivo. C'è la possibilità del professore solo il freno a mano, c'è il lancia e frena, c'è questa cosa qua. Poi dopo si prevede comunque un esame visivo degli organi, quindi stato del repulsore, luci, freni, gomme. E le cose, insomma, il ministero prevede come tempo per la revisione di un rimorchio 15 minuti. Quindi questa è la loro, diciamo, la loro tempistica e il loro tempario che danno per le revisioni. A questo punto bisogna chi è con mezzi immatricolati fino al 31/12/2000 devono dare l'autorizzazione o presso questi centri e chiedere la cosa della revisione. Non ci sono alternative. I carrelli appendice non rientrano nella revisione, perché il carrello appendice è una parte della macchina e quindi la revisione la fa insieme alla macchina. Questa è un'altra nota abbastanza precisa che è stata data. Direi che questi sono i parametri fondamentali di questa per noi grossa grossa novità, perché ovviamente vuol dire mettere in moto un bel meccanismo, eh? Un bel meccanismo, assolutamente.